È stata una tra le indimenticabili veline di Striscia la Notizia, tra le pochissime, insieme all'amica di sempre Elisabetta Canalis, riuscite nell'impresa di rimanere nel cuore del pubblico. Maddalena Corvaglia ha camminato parecchio prima di salire sul bancone di Striscia. Comprendendo sin da bambina che il mondo dello spettacolo sarebbe stata la sua strada. Figlia di un avvocato e di una insegnante di sostegno, Maddalena ha un fratello che seguirà le orme del padre, il quale scomparirà prematuramente nel 1995. Si diploma al liceo classico di Lecce e immediatamente dopo le si spalancano le porte di Striscia la Notizia. Trascorre l'infanzia e l'adolescenza a Presicce quando, a 17 anni, vince il suo primo concorso importante, aggiudicandosi il primo premio di Miss Bella Umbria. Continua a leggere dopo la foto, NEL 1999, al casting per la VLINABIONDAPROGRAMMA Striscia la Notizia, e il 27 settembre dello stesso anno viene scelta per affiancare LASSARES e Elisabetta Canalis. La sua avventura con Ezio Greggio ed Enzo Iachetti si conclude nel 2002, ma non è di certo la fine per la carriera di Maddalena Corvaglia. Anzi, Maddalena ed Elisabetta fanno letteralmente innamorare il pubblico italiano al piccolo schermo e lanciano la moda delle veline. Negli anni successivi prende parte ad alcuni programmi, C.O.M. e Mandy e Mandy Candy Camera Club, andato in onda S.U.A.P.C.H.A.N.N.E.L.E.S.K.Y. Vivo, in cui interpreta G.C.O.N. Marco Milano, diventa inviata speciale di Alberto C.A.S.T.A.G.N.A. nel P.R.O.G.R.A.M.M.A.S.T.R.A.N.A.M.O.R. e per due edizioni, e co-conduttrice di È la Domenica del Villaggio, programma domenicale in cui affianca a Davide Mengacci. Continua a leggere dopo la foto, NEL 2005. Conduce per una settimana il PROGRAMMA Striscia la Notizia con l'ex collega Elisabetta Canalis su Canale 5. Nel 2018 viene scelta per condurre Paperissima Sprint insieme all'immancabile Gabimbo. È stata una manna dal cielo, dice, non solo sono tornata a casa, ma ho fatto contenta mia mamma, che non vedeva l'ora di godersi un po' la nipotina. Il programma verrà infatti registrato in Salento, terra della Corvaglia. PAPERISSIMA mi piace per svariate ragioni. Ho una bimba di 6 anni, Jamie, che adora il Gabimbo. E, da spettatrice, trovo che il programma, con quel suo po' di follia, sia meraviglioso. Farlo, poi, è meglio di una seduta dallo psicologo, ha rivelato Maddi. Continua a leggere dopo le foto, il 28 maggio del 2011, invece, a Mirandola, in Emilia-Romagna, è convolata a nozze con lo STATUNITENS e Steph Burris, il chitarrista della band di Vasco Rossi, che ha celebrato il loro matrimonio.
Il 28 settembre del 2011 è nata la prima figlia della coppia, ma il 19 gennaio del 2017 Maddalena e Stefano hanno annunciato la loro separazione attraverso un post sui social network. È appassionata di moto, tanto da essere un vero e proprio centauro. Fra i suoi vizi preferiti ci sono i dolci, dal cioccolato ai biscotti. È una grande tifosa del Lecce. Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 gennaio del 1980, 168 cm di altezza per 55 kg di peso, Maddalena vive a Los Angeles, dove insieme all'amica Elisabetta Canalis ha aperto una palestra e centro benessere.